Ci troviamo alla sala Batiale con l'avvocato Gabriele Picano. Gabriele Picano, come mai questo evento? È un evento organizzato dal sottoscritto in collaborazione con l'Associazione Democrazia e Partecipazione e con Fratelli Italia, di cui sono il vicepresidente provinciale, per parlare del nuovo assetto dei consorzi di bonifica, per far sì insomma che questa tematica tanto cara ai contribuenti venga affrontata nella migliore dei modi da parte della Regione Lazio, visto che comunque contestiamo i forti avvisi di pagamento che sono arrivati. Cioè, arrivano bollette molto alte, quindi... Questo è un problema, perché praticamente c'è una massa debitoria talmente vasta che per far fronte sono state aumentate, diciamo, gli avvisi ai contribuenti, e questo modo di fare lo contestiamo e soprattutto riteniamo che i comuni che deliberano l'uscita dal perimetro di contribuenza, quindi per far sì che questi comuni non paghino più queste pesanti irrogazioni, la regione ne prenda atto e farsi insomma che alla fine possano uscire. Però questo non succede, perché la regione sono già quattro i commissari che si sono avvicendati nel consorzio della Valle del Liri, non risolve la situazione. Adesso si sta creando un mega consorzio sud-est, che così verrà definito, in cui raggrupperà il consorzio di Valle del Liri, quello della Conca di Sora e quello di Anagni, con una conseguenza che diventerà comunque sia un ente grandissimo a danno soprattutto dei contribuenti, perché alla fine non farà altro che triplicare comunque i costi di gestione. Riccardo Ambrosetti, capogruppo di Fratelli d'Italia. Parliamo un po' di questo evento, dai. Beh sì, questo evento è stato promosso da Gabriele Picano, dal collega Gabriele Picano, molto vicino alle stanze del suo territorio e soprattutto molto sensibile a questa tematica particolarmente sentita del consorzio di bonifica. Parlando con l'avvocato Picano, ha detto che ci sta una unione tra Sora, Cassino. Sì, si sta tentando di fare lo stesso ragionamento, lo stesso discorso, le stesse dinamiche che si è portato avanti con il consorzio ASI, per esempio, creando il mega consorzio regionale in quel caso, e qui si vuole creare un unico consorzio provinciale. Esatto. Che racchiuda i vari consorzi di bonifica che sono dislocati sulla provincia di Frosinone. Che ne pensa di queste bollette alte, praticamente con questo problema di Covid, con questo problema della guerra, non si arriva più a fine mese? Il gestore, noi, che dovremmo fare? Beh, questo è un problema pesante e molto sentito dai cittadini che sono vessati da queste bollette. Sa, quando una bolletta o comunque un tributo è dovuto a fronte di un servizio dato e reso da una struttura, da un ente, sicuramente si paga, non dico volentieri, ma comunque si riconosce la legittimità del tributo pagato. In questo caso invece assistiamo a bollette pazze, importi fuori ogni norma di ragionamento logico, a fronte di un servizio che spesso e volentieri non c'è. Anzi, abbiamo avuto la prova. Adesso ho visitato la zona, mi sono recato su un territorio qui vicino dove esiste e sta insistendo una frana causata dall'acqua che corre all'interno di un fosso. Sicuramente sarebbe dovuta intervenire il consorzio di bonifica, perché mi hanno confermato gli abitanti della zona che pagano regolarmente il consorzio di bonifica, ma questo non è avvenuto. Quindi ecco, a fronte di disservizi e disservizi inesistenti, le bollette crescono sempre di più. In un periodo come questo, messo dove la gente è messa in ginocchio prima dal Covid, adesso dai rincari che in modo speculativo stanno attanagliando i cittadini, ovviamente diventa ancora più pesante poter far fronte a queste spese. È chiaro che questa iniziativa che stiamo prendendo deve essere appoggiata dalla politica. Io ringrazio i presenti Picano e Ambrosetti per la loro presenza. Non so se c'è qualche altro politico presente che non conosco e me ne scuso, che contrariamente a molti politici che in campagna elettorale assicurano il loro interessamento, dopo le elezioni noi siamo completamente abbandonati. È inutile che ci rivolgiamo ai consorzi e gli diciamo questa è una questione puramente politica. Per cui bisogna sollecitare i politici a fare gli interessi dei cittadini. Soltanto questo io chiedo, perché è diventato impossibile, dopo un anno e due anni che siamo stati chiusi, dover pagare tutti questi soldi è una cosa ridicola.
anche perché il consorzio di bonifica, per quanto mi riguarda, non soffrisco di nessun servizio, nessuno. Quindi ringrazio per la presenza e ringrazio, ripeto, i politici qui presenti. Grazie. Grazie, grazie Gabriele, per avermi dato la possibilità oggi di essere presenti in questa sala dove si parla di una tematica importante. Ma prima di saluti, io volevo salutare il senatore Angelo Vito. È il simbolo della buona politica in questo territorio. La ricchezza di questo territorio è passata attraverso la sua attività politica seria, investire solo per il territorio e non per le proprie poltrone. Quindi tutto nasce nel 1950, questo consorzio, perché era utile al nostro territorio. Il nostro territorio era valutoso, quindi era necessario tutta la zona, pure quella di Sora, era molto valutosa. Quindi questi consorsi nel 1950 sono nati per bonificare quelli che erano i terreni che all'epoca, 1950 appena dopo la guerra, servivano per far vivere la gente. Poi con l'intervento del senatore Ricardi, la politica seria, quella politica che non si è mai servita del popolo, ma ha sempre servito il popolo, ci ha portato la fine, portato l'università e oggi siamo un comune abbastanza ridente. Ma dopo aver consumato questo territorio, i nuovi progetti politici, questi nuovi allievi della politica che non sono altro che venditori di parole, infatti non ci sono più. Quindi questi consorzi oggi servono solo a mantenere in piedi quello che è il clientelismo, che non va bene al territorio, che serve solo a far maturare i consensi personali e delle persone che vengono assunte lì senza un concorso, senza niente. È ora di finirlo. Il consorzio potrebbe essere utile, ma va rivisto. Quindi ringrazio voi presenti, ringrazio tutti voi per essere presenti oggi così capo in questa sala. Buon lavoro ai relatori, grazie Gabriele, grazie tanto per la tua presenza, per il contributo adesso l'ingegnere Salvini di Alpino. Allora, un saluto a tutti i presenti. Però il più grande saluto che devo, lo devo al mio amico senatore Picano, perché è stato il mio padre spirituale dell'allora Democrazia Cristiana. Quindi nel 93-97 tanti comizi ho fatti nel territorio e tanta è stata la sua presenza in ogni incontro, sempre attivo, partecipe e sempre a disposizione di sostenere i giovani imprenditori capaci di portare avanti delle buone idee. Poi nella vita devi fare delle scelte, o la famiglia o la politica. Ho preferito la famiglia, però ancora alla fine cerco di metterci tutta la mia forza, tutta la mia volontà per difendere mio figlio dalle tasse inutili. Quindi queste tasse vanno bloccate sul nascere, perché lasceremo ai figli una somma enorme oggi. Perché? Perché noi abbiamo due colossi che vogliono impossessarsi del territorio. Più non me ne voglia, l'ACEA, i consorzi di bonifica. Parliamo in questa sede solo del consorzio di bonifica. Io parlo di Alpino, perché non vorrei entrare nelle problematiche degli altri amici, che ognuno ne ha tante da raccontare. Alpino, il consorzio nasce all'inizio, verso gli anni 50-55, nasce per avere una strada, per avere l'elettrodotto, una 20.000 su una borgata, su una zona. Quindi non c'entra niente l'acqua, era lo sviluppo del nostro territorio. E da allora ci siamo legati ai debiti, perché ogni volta che si parlava di uscire ci sono i debiti pregressi. Allora io dico, una volta bisogna fare i conti, non io, come se va in banca, se li contratta e se li vede avanti. Noi pagavamo 80.000 euro 3 anni fa, quindi niente. In 3 anni siamo passati quasi un'altra volta 300.000, abbiamo perso i 500.000, per che cosa? Perché qualcuno si è inventato dai terreni che erano legalmente legati al consorzio nostro, perché erano terreni che portavano le loro acque sul fiume Mangheni, la Ria e Fibreno,
quindi ci legavano a questi, a, diciamo, terreni, a, a questi fiumi o, diciamo, a torrenti del fiume lì, e quindi eravamo obbligati a pagare perché le acque arrivavano e dovevano essere digitate. Dopodiché si sono andati a allargare a macchia d'olio sulle altre zone del comune di Arpino. E poi hanno messo le tasse sulla casa. La cosa migliore, la tassa sulla casa finalizzata alla Conca dei Soldi. Quindi hanno preso un reddito più ricco, perché la casa oggi ha un bel reddito, e quindi ogni cittadino si trova esposto da 200 a 400 euro per la sua abitazione. E cioè non è possibile, senza nessuna scelta da parte del cittadino. Sentiamo tutte le politiche a livello nazionale, no aumentiamo le tasse sulle case, no aumentiamo le tasse per i cittadini, invece noi stiamo facendo danno. E non ce la fa più, perché dobbiamo sempre capire che il paese è fatto dal 50% dei redditi più bassi. Se noi andiamo a vedere l'artigiano, il commerciante, il contadino, che hanno pensioni sotto i 500 euro. Se noi ci mettiamo anche queste spese, il contadino mangia molto ogni 2 anni in Italia. Quindi questa è la nostra battaglia, di dire noi non dobbiamo dire, vediamo, cioè, dobbiamo fare battaglia in piazza. Io stesso non mi fido di nessuno, raccolgo le firme perché voglio sapere i cittadini a fila, quando finono, perché le rivolte del genere, porterò io personalmente, non adesso. Un mese e mezzo prima della votazione a Zingaretti, voglio raccogliere 2.000 firme ad Arpino, solo ad Arpino, 2.000 persone, e dico questi sono 2.000 voti. E poi vedremo un po' il risultato finale, perché la battaglia ce la giochiamo politicamente, senza chiedere delle mosse, perché qua il diritto di mio figlio lo difendo io, e quindi rispetto a tutti voi, e la mancanza che vedo, l'incisività della zona, cioè noi come persone no ai consorzi, ora abbiamo realizzato almeno un comizietto, un incontro ogni 15 giorni, dal paesetto più lontano a quello più importante. Quindi la nostra partecipazione, cioè, è il cittadino che deve intervenire, il cittadino deve essere presente, ma non da solo, deve portare la famiglia, deve portare il figlio, perché deve dire, il giovane, qua se gioco stanno a giocare, su 500 euro del tuo futuro, cioè quando devi andare al mare, non ci andrai più al mare, perché quei 500 euro non è solo la bocca. Quindi la battaglia deve essere, non è possibile rinunciarla, abbandonarla, la dobbiamo vincere, e per vincere dobbiamo essere tutti lì. Io ho sempre sostenuto da ragazzo e continuo a sostenere l'avvocato Gabriele Di Carlo affinché abbia e riscuota un successo reale, intanto che possa governare il nostro territorio. Io sono di Carlo, ma sono 20 anni che abito ad Arpino e di tanto in tanto, frequentemente anzi, torno a casa e ieri sera sono rimasto così triste, malinconico, di vedere la mia frazione, il mio paese abbandonato e invecchiato. Hanno messo in ginocchio l'agricoltura, hanno inventato il territorio di cinghiali, gente che parte da altri paesi, viene da Cassino, che vengono nel mio paese a inquinare e buttare l'immondizia. Questo deve finire, dobbiamo essere combatti, sempre più numerosi, ne sostenere l'avvocato Gabriele Di Carlo, che continua la politica, che dobbiamo sempre ricordare e affermare e continuare, sostenerlo fino alla fine. Grazie. Ecco che mi rimangono i cittadini, questa è una fotocopia. Tasse sulla casa, tasse su tasse. Questo è il signor che ha parlato prima, abbiamo fatto prima l'imprenditore, il rappresentante del signor Flavio Mastati, che è un imprenditore serio, che è stato in crisi per 2 anni, adesso c'è pure una guerra e ti mangiano sempre le bollette di 1.300-1.400 euro, che sono 2.600.000 lire, perché io sono nato con la lira. Sono tanti soldi. È vergognoso. Grazie a tutti voi che siete qui. È noto che c'è anche l'ex sindaco Carlo Maria, a cui facciamo un applauso sperando di averlo presto fortemente. Saluto anche l'altro consigliere di Cassino, che è Evangelista, che non manca mai in questi momenti così delicati. Consigliere provinciale Gabriele, che l'ha
e tutti i comitati, ecco, così non mi dilungo ulteriormente. Naturalmente il problema del consorzio e dei consorzi, soprattutto se si uniranno con gli aumenti già fatti, noi forse dimentichiamo una cosa, che l'IMU già la paghiamo, e al di là di questo i tributi dovrebbero essere reinvestiti, tutto ciò che il contribuente paga per un servizio che fino a questo momento sembra una gara appaltante, sembra una stazione appaltante, perché i grandi interventi, come sappiamo, vengono messi a bando, vengono comunque erogati dalla Regione Lazio. Pertanto io non sono un tecnico, però sono una cittadina che paga le tasse come le pagano tutti quanti, e ci rendiamo conto che forse staccarsi dall'idrico non è tanto a noi serve, ci sono tante culture che vanno comunque a erorare, noi produciamo i peperoni a Montecorvo, produciamo tantissimi alimenti, però uscire dal perimetro è una cosa molto molto importante, soprattutto perché qui arrivano bollette di contribuenza e non vediamo la rimissione soprattutto di questi soldi sul territorio, perché quei soldi dovrebbero essere reinvestiti o tantomeno dare un servizio, e non mi sembra che venga dato questo servizio, tanto più che i fossati di scuolo e quant'altro sono sempre pieni. Come diceva Tomaselli poc'anzi, questo è un vero problema politico, sì, perché ci sono tante persone che sono lì e che ci gira, e beh, purtroppo c'è fame nel mondo, noi ce ne rendiamo conto quando parliamo di sfigati della politica, dove li troviamo sistemati tutti in alcuni CDA. Se questi CDA funzionassero come funzionavano, e perché funzionavano tanto tempo fa, ma parliamo di qualche decennio fa, io dico solo, abbiamo ereditato 20 milioni di euro, sono diventati 23 milioni, però si alzano gli indennizzi, si pagano comunque questi straordinari stipendi. Io sono stata fino adesso al lavoro e ancora devo terminare per guadagnare un minimo di quello che loro percepiscono nel lasso di un CDA ciascuno. Vi dico solo, noi siamo pronti a deliberare, ma soprattutto a coinvolgere anche questa amministrazione di sinistra, e andiamo con questi trattori, andiamo alla Regione Lazio, io penso che come ha fatto la Puglia, come hanno fatto in tante altre regioni, lo si può fare solamente con la forza. Vi ringrazio. Il problema che noi stiamo affrontando adesso questa sera, ma io lo affronto dal 2013, è prettamente politico. Quindi sentito che c'è l'ex sindaco di Cassino, sicuramente questa cosa più o meno la saprà, l'avrà affrontata, però fino ad oggi nessuno mai ha voluto mettere mano a questo problema. Noi da Latina 2013 abbiamo cominciato a capire che cosa è il consorzio di bonifica, ci siamo accaniti nei confronti del consorzio di bonifica o nei consorzi di bonifica, ma alla fine dopo tanto studio abbiamo capito che il consorzio di bonifica è in regola. Certo, non fai lavori, ma come ente pubblico economico sta lì con una legge dello Stato, Regio Decreto del 1933, e con tutte le leggi regionali. Quindi il problema non è del consorzio, il problema viene dalla Regione Lazio, che i consorzi sono enti pubblici economici e dipendono dalla Regione Lazio. E a qualche furbacchiotto politico che dice che non è vero che non dipendono dalle regioni, ci deve rispondere perché la regione ha commissariato i consorzi. Se la regione non è l'organo competente che deve vigilare sui consorzi, non può nemmeno commissariarli. Se sono stati commissariati, è chiaro che dipendono dalle regioni. Fatto questo preambolo perché bisogna spostare l'attenzione, toglierla sul consorzio e spostarci sulla regione. Quindi il problema deve essere risolto, e lo possiamo risolvere in un modo tecnico prettamente e anche politico. La politica è importante, la politica in passato, quando ascoltava i territori, venivano ad ascoltarci, sia loro che può essere testimoni,
raccoglievano le problematiche del territorio, si riunivano nel Parlamento italiano o nelle regioni e ci si avvicinava a risolvere le problematiche del territorio. Quindi noi abbiamo chiesto più volte di fare degli emendamenti e modificare le leggi regionali, perché è vero che i consorsi di bonifica da Reggio Terreno sono degli enti obbligatori, quindi in un certo senso bisogna stare nel consorzio per questa legge, però nel consorzio ci sono due perimetri, cioè il perimetro consortile e il perimetro di contingenza. Quando è stato fatto, è stato tirato questo famoso perimetro di contingenza, sono stati messi dentro dei comuni sì e dei comuni no, facendo delle valutazioni. Ma quando questo comune, parlo di Avina, è stato inserito nel periodo di contingenza, nessuno mai ha detto no, non ci vogliamo stare, e dando le motivazioni, perché lì era il momento di dire no, cosa che riaccadrà nel 2023. Nel 2023, quando faranno il consorzio unico, perché lo faranno, noi ci possiamo opporre quando vogliamo, ma se non c'è una forza politica, e qua faccio un appello alla forza politica, che è l'unica forse che è rimasta che non lo ha affrontato il problema, che è Fratelli d'Italia, forse voi adesso potete avere un pallino in mano per risolvere questo problema definitivamente, ma non solo per la nostra regione di Cosimo, per tutta la regione Lazio, e potete essere capofila per risolvere il problema nazionale. Bravo. Perché qua, come diceva prima Casimiro, abbiamo Giulia, lo abbiamo avuto, il Friuli Venezia Giulia, questo problema l'ha risolto semplicemente, ha fatto questo famoso emendamento. Dobbiamo dare atto, purtroppo io sono, per chi mi conosce, una persona obiettiva, anche se attacca fortemente il Movimento 5 Stelle, nostro amico Mauro, però l'unico a presentare una legge in Parlamento per abolire i consorsi, ma non abolirli, cioè modificarli, quindi far diventare consorsi di irrigazione, quindi saranno degli enti che si vanno a occupare di quel concetto di irrigazione, e tutto quello è il dissesto idrogeologico e i lavori per diciamo, le manutenzioni ordinarie e straordinarie sui comuni le farà la regione in collaborazione con i comuni, e questo già oggi succede nei comuni che non fanno parte del perimetro di contribuenza. In Valle di Comino, i comuni che stanno alla parte nord, quindi prendiamo da Sette Frati, San Donato, Gallinaro, Aldino di Dardi, fanno parte del consorzio di bonifica con Carisora, ma solo nel perimetro consortile e non solo nel perimetro di contribuenza. Infatti a questi comuni non gli arriva nessuna bolletta perché non fanno parte del perimetro di contribuenza, ma in questi comuni ci sono ruscelli, ci sono fiumi, ci sono fossi di scolo. Questi lavori li fa il comune con i finanziamenti che chiede la Regione Lazio. Quindi se lo fanno loro che oggi stanno fuori del periodo di contribuenza, lo può fare Atina e altri comuni come Cassino, se ne ha la volontà, o altri comuni, e lo può fare. E c'è il precedente, non so se è stato detto, ma è stato detto più volte, questa è una cosa che in regione dà molto fastidio perché non lo sapeva nessuno, io sono riuscito a scoprirlo, ma per un puro caso, è accaduto che il comune di Terelle, facendo questa delibera di consiglio comunale per uscire dal periodo di contribuenza, è uscito. Il comune di Terelle non paga più dal 90 al 95, non so bene la data, non paga più il contributo consortile perché è uscito. Precedente lo abbiamo, la volontà popolare l'abbiamo. Ecco qui, mi permettete un passaggio politico, lo scollamento politico tra i cittadini e la politica. La politica non ascolta più la cittadinanza. Ecco perché oggi la gente non può votare e ci sono problemi. Questo noi lo stiamo denunciando in Valle di Comino, nel Solano, adesso in Cassinate, da anni. E questo che dico io lo testimonia questo foglio che darò al consigliere se lo vuole portare al sindaco, firmato da lui, protocollato il 5 dicembre 2019, come di Cassino propone la consulta dei sindaci. Se voi sapete cosa è la consulta dei sindaci, non è nient'altro che una consulta di tutti i sindaci del Cassinate, anche nel Marcomino, insomma una grossa fetta di sindaci che ne è
presidente, il sindaco di Cassino, all'oggetto richiesta convocazione tavolo tecnico. Lo scrivente, in qualità di presidente della consulta dei sindaci del Lazio e di Pionate, chiede la convocazione di un tavolo tecnico e la discussione dei seguenti argomenti: sospensione del ruolo riferito al 2019 dovuto al consorzio di bonifica Valle del Liri, revisioni ed aggiornamenti per limitazioni cartografiche. Dal 5-12-2019 ad oggi. Io sono il segretario generale del sindacato Inquilini Casa e Territorio della CISL, perché ci troviamo coinvolti in questa, diciamo, rivendicazione. Perché una serie di cittadini si sono rivolti a noi sottoponendoci il problema che stanno vivendo quotidianamente. Quindi mi ha preceduto, ha richiamato le situazioni, tasse, contributi richiesti in maniera impropria da parte dei consorzi di bonifica e quindi il risentimento da parte dei cittadini. L'azione che il cittadino fino ad oggi può fare qual è? Quella dei ricorsi in autotutela, in commissione tributaria regionale, in commissione tributaria provinciale e regionale. Una strada, tempo perso, qui è stato richiamato, tanti ricorsi che sono stati fatti sono stati tutti respinti. Io porto qua l'esperienza di un contribuente che ha fatto un ricorso in autotutela a un consorzio di bonifica. Che cosa ha ottenuto come risposta? Intanto il ricorso è stato respinto da parte del consorzio. L'ha respinto con questa motivazione, richiamando l'articolo 862, sottolineo 862 del codice civile, l'articolo 59 del regio decreto, pure qua sottolineo l'articolo 59 del regio decreto 215 del 1933 e le numerose sentenze della Corte costituzionale, sì, la Corte di Cassazione, che stabiliscono che praticamente con sentenze di giustizia consolidata hanno stabilito che se il contribuente non ha impugnato il piano di contribuenza e non ha fatto opposizione al bilancio non può fare ricorso dicendo che necessari benefici, perché basta che sta inserita nel piano di contribuenza che i contributi devono pagare. Questa via, chiamando questo e respingendo il ricorso, praticamente il consorzio ha detto quello che è il consorzio di bonifica. In effetti è così, ma la legge, il codice civile che a noi interessa come articolo non è l'articolo 862 ma è l'articolo 860. Ecco perché ho sottolineato 862. Quindi il consorzio di bonifica ha richiamato normative che gli fanno comodo, non ha richiamato le normative giuste invece che interessano per fare una riflessione seria, giusta, approfondita, e vedere come evitare ai contribuenti di pagare cose, di pagare, diciamo, dei contributi che non sono dovuti. L'articolo 860 del codice civile è quello importante, che stabilisce praticamente che nei consorzi di bonifica ci deve stare il beneficio per il contribuente, perché se no non deve pagare il contributo. L'articolo regio decreto 215 del 1933, gli articoli che interessano sono il 9, il 10 e l'11. 9, 10 e 11 che sottolineo stabiliscono che i contributi devono essere versati da parte del contribuente se ha ottenuto benefici dai lavori che il consorzio ha fatto. In mancanza è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale del 2018 che ha stabilito proprio questo: in mancanza di contributi, in mancanza di benefici, i contributi non sono dovuti. Quindi si può continuare
sul piano del ricorso, sperando che la Cassazione uniformi le proprie sentenze a questa sentenza della Corte Costituzionale, quindi si può andare avanti. I ricorsi si possono presentare in autotutela e si possono fare benissimo anche alla commissione di primo grado, secondo grado, fino a 2.500 euro senza assistenza dello Stato. Quindi quelli che si rivolgono a noi saranno curati in questa maniera, lo dico. Però qui è stato detto, chi mi ha preceduto, il problema è politico. Noi possiamo fare tutti i ricorsi che vogliamo, se non cambia l'orientamento perdiamo solamente tempo. Allora è sul piano politico che bisogna intervenire. Però sul piano politico è stato detto, nei confronti della Regione Lazio la CISL è disposta a sostenere qualsiasi iniziativa utile per raggiungere uno scopo. Però guardate, non caratterizzate le battaglie dal punto di vista politico, perché se no correte il rischio di rimanere isolati, e non raggiungere lo scopo. Che cosa si deve fare? È stato detto, ci serve il coinvolgimento dei cittadini attraverso i comitati, indipendentemente dal colore politico, di chi fa la battaglia, perché se noi diciamo Fratelli d'Italia porta avanti una battaglia, una bandiera, rimane Fratelli d'Italia e noi la battaglia la perdete. Questo ve lo posso garantire. La CISL è disponibile, disposta, chiunque ci si rivolge a noi troverà risposte a queste problematiche, però questa è l'azione. Noi siamo per sostenere un'azione di coinvolgimento dei cittadini attraverso i comitati. Si costituisce il comitato, il cittadino, giustamente il sindaco di Arpino lo ha detto, raccolgo le firme. Il problema qual è? Il problema è politico, certamente è politico, l'abbiamo capito tutti. Poi dal punto di vista del ricorso, noi abbiamo una certa esperienza, noi come comitato di Arce rappresentiamo quasi 700 cittadini e abbiamo presentato un ricorso per 111 ricorrenti, 111 consorziati. Allora innanzitutto vi voglio dire, perché bene che lo sappiate, che la commissione tributaria alla quale vi dovete rivolgere, la commissione tributaria di Frosinone, non considera i ricorsi collettivi, ma li considera tutti singoli. Perciò ognuno che presenterà il ricorso dovrà pagare le 30 euro. E questo c'è un deterrente. Perché un deterrente? Perché colui che deve pagare 80 euro deve pagarne 30 solo per presentare il ricorso. Noi l'abbiamo presentato tramite un professore universitario. E quindi siamo stati costretti noi poi a pagare 30 euro per 111, sono 3.000 e rotti euro, contributo unico. Invece dei famosi 150, chi lavora nel campo giuridico penale queste cose le conosce. E quindi è un discorso che si può seguire, quello giuridico, quello legale, ma è un salto ad ostacolo. Tant'è vero che non siamo stati considerati come ricorso collettivo e allora io al professore gli ho detto molto bene, allora siamo solo 5 che facciamo ricorso in secondo grado. Nella commissione di secondo grado che si trova a Latina, ecco qui Gabriele lo sa benissimo, il nostro ricorso giace lì. Io già 5 mesi fa, 6 mesi fa ho presentato l'istanza a mio nome, perché sono uno dei primi ricorrenti, pagando 25 euro e non ci chiama nessuno. La risposta che ho avuto è detto, ma siamo a corto di personale. Questo che significa? Significa che ci stanno ostacolando per arrivare in Cassazione. Ma noi non è che ci divertiamo ad arrivare in Cassazione, noi vorremmo risolvere il problema prima. Allora io vi faccio riflettere un attimo, perché tanti cittadini, parenti mi hanno coinvolto in questa avventura, mi hanno detto tu che ne mastichi un pochino. Allora vi faccio osservare, questo è il quarto commissario, è il quarto. Io non ho sentito nessuno che ha alzato il dito e che abbia detto, ma scusate, ma dopo il quarto ci sarà il quinto, ci sarà il sesto, il primo è stato arrestato, il secondo
ha aumentato tre volte, ha visto che c'era questo disavanzo di 20 milioni di euro. Io parlo del consorzio Valle del Liri, questo qui che ci riguarda a noi, circa 4 milioni di consorzio di bonifica di sola. Quello di Anagni non è dato a sapere. Ma io vi chiedo una cosa, io sono un consorziato, io con mia figlia paghiamo all'incirca 380 euro annui, ho solo bonifica, l'ha fatto vedere prima una serie di cartello. Noi paghiamo dal 2014 al 2019, abbiamo pagato 690.000 euro. Questi dati noi l'abbiamo ottenuti mandando 7 pecche al consorzio Valle dei Liri. Alla 7ª, 8ª pecche le ha mandato il professor Bova, che oggi non è presente perché è impegni familiari, si scusa. Abbiamo avuto la risposta, sapete perché? Non lo sapete, e ve lo dico io, perché è intervenuto il prefetto di Frosinone, perché dopo tante pecche l'abbiamo mandato anche al prefetto. E abbiamo detto, va bene, se non ci date risposta andiamo a parlare col prefetto. Noi abbiamo fatto esposti, denunce penali firmate da singoli cittadini, ecco, mio parente l'ha presentata anche lui, non ci ha chiamato nessuno. Io sono andato personalmente alla procura di Cassino a ritirare gli atti dell'archiviazione del procedimento penale promosso dal secondo commissario Casini per vedere che cosa c'era scritto. Archiviato, quando secondo il mio modesto parere, che sono l'ultimo dei conoscitori del diritto, l'archiviazione non c'è, l'archiviazione scade nel 2023. Noi abbiamo ricevuto delle minacce, noi e le nostre famiglie, io e il professor Bove, e io sono convinto, e l'ho detto e lo ripeto, che è collegato a quella al ritiro di quegli atti che ho io personalmente ho ritirato qui alla procura di Cassino, perché li ho divulgati, ma nessuno mi ha denunciato. Noi non possiamo pagare per qualcosa che non riceviamo. Noi riceviamo ogni anno il taglio di lo sfalcio dell'erba di 80, 100, 200 metri per un fosso. E paghiamo, tutti i consorziati di Arce ogni anno pagano 160.000 euro, euro in più, euro in meno. Non abbiamo indicazioni, abbiamo solo politica. Come possiamo accettare una cosa del genere? Minacce? Beh, dovranno ucciderci, passeremo alla storia. Io non ci tengo a passare alla storia. Quarto commissario. Che cosa poteva fare la politica? Cosa che non ha fatto? Io partecipo a tutte le assemblee indette da FIDE, Forza Fratelli d'Italia, da magari anche dal PD, 5 Stelle. Noi abbiamo interessato tutti i consiglieri della Regione Lazio, e non solo. Abbiamo interessato anche dei deputati e senatori su quel problema di quell'archiviazione. Non si è mosso nessuno. Ci sono state delle, diciamo, interrogazioni. Il consigliere Righini qui a Frosinone, quando è stato, ha detto sì, ma questa legge può essere rivista. Io l'altro ieri, ecco, e Gabriele Picano mi è testimone, l'ho chiamato, gli ho detto guarda che io mi sono permesso, perché interesse mio, come cittadino e come consorziato, di sapere se il senatore Lusmantini aveva presentato un'interrogazione su questo problema. Ma qua il quarto commissario, e nessuna forza politica gli abbia detto, non mi sta bene, perché questo quarto commissario, che io non conosco, ma io vado a vedere oggi, come tutti vediamo internet, vediamo il telefonino, è l'ex assessore della precedente giunta, e ho visto che ha avuto pure qualche problema. Allora, ma sulla nomina, io sono andato a vedere, perché non ho preciso che vado a vedere i punti e piccoli, sulla nomina in fondo c'è scritto che una forza politica, se è dissenziente, può far presente il proprio parere,
e può fare addirittura di saltare la presidenza della Repubblica, il Consiglio di Stato. E io non ho sentito nessuno, va bene. E che cosa potrebbe fare? Cioè, che cosa si può fare? Perché è stato commissariato questo nostro consorzio? Per i 20 milioni? Si poteva fare un'altra azione? Sì, c'era un'altra azione che poteva essere intrapresa. La liquidazione coatta dell'ente. Però non l'ho sentito da nessuno. Andiamo avanti. Come diceva Paolo, perché Paolo conosce il problema, forse è uno dei migliori qui conoscitori, e noi come comitato, ma perché nascono i comitati? Ma chi siamo? Siamo dei cittadini stufi, siamo pieni, non ne possiamo più. Se la politica non funziona, e per forza ci deve essere qualche altra forza che deve funzionare. Subito. Allora, che abbiamo chiesto? L'uscita dal perimetro di contribuenza. E noi l'abbiamo chiesta con delle delibere emanate dai consigli comunali, dai sindaci. E noi siamo quattro comuni qui nel Trastinale che l'abbiamo chiesto. Abbiamo chiesto Arce, Latina prima di noi, Arce, anche Colferice e San Biagio Sarcinese. Allora, sapete una cosa? Sono tre anni che l'abbiamo chiesto, non c'è nessunissima risposta da parte della regione. Questo è gravissimo, questa significa non assenza della politica, significa proprio mancanza di politica. Io non credo che faccio vedere le interrogazioni presentate dai comuni che ITER dovrebbero avere secondo l'articolo 103, 104 e seguenti. Non abbiamo avuto risposta. Noi il 9 aprile, nella riunione che abbiamo fatto ad Arce, era presente anche Gabriele e gli altri, abbiamo coinvolto i sindaci e gli abbiamo detto: signori sindaci, noi a prescindere destra, sinistra, qualsiasi partita, noi difendiamo la vostra figura. Voi dovete fare un atto di diffida nei confronti della Regione Lazio. La Regione Lazio a questi comuni deve dare una risposta, anche negativa. Silenzio tombato, è vergognoso. Allora un'altra cosa che voglio dire. Dobbiamo chiudere, scusami. Voglio far capire però, quello che noi chiediamo è previsto nello statuto del Consorzio Valle dei Liri e è previsto anche nel nuovo statuto di Lazio Sud-Est l'uscita dal periodo di contribuenza. E solamente questi signori lo hanno adottato, come ha detto prima lui, Paolo, solo nel 1991, tenendolo nascosto a tutti, l'hanno adottato solo per il comune di Tarento. E quando qualcuno diceva ma noi vogliamo uscire, no, la risposta che veniva data, noi non siamo usciti dal consorzio, non è affatto vero, non è affatto vero. Allora qual è il problema? Io non voglio sindacare l'operato di consigliere Righini che non c'è, o del senatore Ruspandini che anche lui è assente, però effettivamente qui noi consorziati abbiamo bisogno di una risposta. La risposta che possiamo dare noi, e come ha detto qualcuno prima che mi ha preceduto, è una manifestazione. Perché se quest'atto di diffida di questi sindaci che non vogliono difendere nemmeno la loro posizione, e perché purtroppo se ne assumono loro la responsabilità, noi possiamo procedere con una manifestazione e altre forme sempre democratiche che possiamo studiare. Ho ascoltato attentamente i vari interventi, qualcuno lo condivido, qualcuno meno, ma solo non nella sostanza, ma probabilmente soltanto nella forma. L'ingegnere Antonio mi diceva che i cittadini devono impegnarsi in prima persona a portare avanti le battaglie. Io non sono molto d'accordo, perché i generali di cui parlava vengono scelti dai cittadini. I cittadini devono essere bravi a scegliere i generali in gamba che corrono davanti ai cittadini, che portano avanti le battaglie per i quali sono stati demandati e per i quali i cittadini gli hanno dato il proprio consenso. Quando un cittadino deve scendere in piazza per reclamare un proprio diritto, beh, lì è un fallimento della politica, ma soprattutto di chi in quel momento sta impersonando la politica. Grazie.
Beh, che sia da rivedere la gestione e la struttura del consorzio di bonifica è un'ovvietà. Capire perché non viene fatto è ancora più ovvio. Oggi parliamo, come avete giustamente detto, oggi parliamo di consorzio di bonifica che è in mano alla gestione regionale fondamentalmente. Abbiamo tutti quanti ben capito, abbiamo le prove, abbiamo le dimostrazioni come il PD oggi utilizzi gli enti di sottolivello, secondo gli enti, come parcheggi o come sistemazione dei vari politici, permettetemi il termine, trombati, per sistemarli, come l'ex assessore regionale, poi nominato commissario, o anche gli stessi presidenti. Andiamo a leggere quelli che sono i curriculum dei presidenti dei consorzi di bonifica e capiamo che sono tutti nomi legati strettamente alla politica, sono tutte persone che sono state messe lì a prendere lauti stipendi, importi, come diceva la consigliera Bevilacqua, importanti, ben diversi da quelli che percepiscono veri lavoratori, e ovviamente arriviamo poi a questi numeri, arriviamo a numeri spaventosi. Anche io ad Alagno, il consorzio di bonifica, ho un terreno, per fortuna piccolo, per fortuna piccolissimo, anche quello interessato dal pagamento della bonifica, ma fondamentalmente voi non toccate, non interessato da nessun, da alcun intervento di manutenzione. Lo dice il termine stesso, consorzio di bonifica, nato quando c'era una necessità di bonificare, adesso c'è necessità semplicemente di mantenere quelli che sono i fossi e gli attraversamenti, canali di scolo, almeno per quanto riguarda, parlo di una mia esperienza personale, cosa che fa su tutto il territorio provinciale, fanno i comuni. Io ad Alagno mi occupo di manutenzioni e quindi è compito del comune andare a manutenire il 98% dei fossi di scolo dell'acqua. Quel 2% è o sarebbe interesse del consorzio di bonifica, che puntualmente porta avanti, non interviene, oppure interviene dove c'è la convenienza politica, perché oltre all'uso dei posti di posizionamento all'interno dei consorzi della politica, poi viene anche utilizzato come strumento elettorale il consorzio di bonifica, e credo che anche qui sia così. Sul discorso che la politica non interviene, probabilmente la politica non è intervenuta fino ad oggi, perché da quando Gabriele mi ha interessato di questo problema, e tutti i giorni quasi ci sentiamo, e è molto attivo su questa problematica, ho convocato in provincia, c'erano anche gli amici in provincia, un tavolo tecnico alla presenza del consigliere regionale onorevole Righini, che vi saluta, non è potuto venire perché siamo in chiusura di campagna elettorale, quindi gli impegni su Roma e sui vari comuni hanno fatto sì che non potesse essere tra noi, però abbiamo portato il problema anche sul tavolo del consigliere Righini, che ha prodotto un ordine, una richiesta di ordine del giorno protocollata, quindi non è vero che la politica non sta facendo nulla. Stiamo facendo da forza di opposizione. La maggior parte di voi che hanno parlato sono amministratori comunali, sappiamo bene come funziona la maggioranza opposizione. Noi in opposizione in provincia cerchiamo di portare sul tavolo quelle che sono le problematiche, le istanze del territorio, spesso e volentieri non vengono nemmeno trattate. Oggi, con l'ordine del giorno richiesto dall'onorevole Righini, credo che nel giro di una quindicina di giorni verrà trattato il Consiglio Comunale anche questo tema. Quindi vi invito a restare comunque compatti a livello civico, i comitati sono importantissimi, i comitati sono probabilmente anche il collante tra la popolazione e quel mondo amministrativo, che sono, ripeto, secondo me indispensabili, ma non guardiamo alla politica come un unico calderone che si disinteressa di tutto. Fratelli d'Italia non ha interessi sui consorzi di bonifica, ha interessi
sul benessere dei cittadini, ha interesse a non far vessare i cittadini da bollette, bollettini balzelli, specialmente oggi con i tempi che corrono con l'attuale situazione economica nazionale, e sicuramente continuerà ad essere a fianco di voi comitati, a fianco di Gabriele Pigano, che ha fatto sua questa battaglia e sta cercando di portarla avanti nel migliore dei modi. Io vi posso da parte mia garantire tutto quello che è la massima collaborazione e appoggio da consigliere provinciale e da consigliere comunale Managni, dove anche lì comunque sono capogruppo di Fratelli d'Italia, dove Fratelli d'Italia è il primo partito e potrà sposare anche a livello comunale le stanze e le azioni di massa che i comuni possono e potranno e dovranno produrre. Grazie, grazie a tutti. Io vi ringrazio dell'attenzione che ci avete dato in questo pomeriggio un po' caldo. Sono una serie di incontri che abbiamo avviato, 15 giorni fa siamo stati a Pontecorvo, abbiamo avviato anche dei tavoli tecnici, come ricordava testè il consigliere provinciale, mio amico di sempre, Riccardo Ambrosetti. Questa problematica l'abbiamo presa sul serio, ma l'abbiamo presa pure grazie alla grande aggregazione che stanno mostrando i comitati sul territorio, che già da diversi anni si sono mossi con battaglie veementi, ma allo stesso tempo di natura sicuramente tecnica, e senza di loro diciamo non saremmo qui. Quindi un applauso ai comitati che finora sono costruiti. Ora accanto ad essi ci siamo noi, perché quando la politica utilizza degli enti di sottogoverno come appannaggio per posizionare politici i cui mandati elettivi sono venuti meno, o persone legate più o meno a una governance che si è avvicinata da 10 anni e meno nella Regione Lazio, alla fine se il sottoscritto insieme a tanti amici di Fratelli d'Italia non ci metteva la faccia, questa problematica non veniva proprio affrontata. E affrontare questa problematica come forza di opposizione e non di governo, una provincia in cui i pretori romani sono venuti a saccheggiare chiedendo preferenze, non facendo niente per questo territorio, allora dico basta. Dico basta a un governo taggato PD Zingaretti, taggato 5 Stelle, e dico basta a coloro che hanno voluto in un certo qual modo da 20 anni a questa parte utilizzare i consorzi di bonifica per fare clientela. Costi che sono lievitati in una maniera indissolubile, costi che sono aumentati non solo nel consorzio Valle dei Lini, soprattutto in quello della Conca di Sole e quello di Anagni. Questo significa che è diventato una macchina da guerra per sparare i cittadini della provincia di Frosinone, è diventata una macchina da guerra per prendere preferenze, per captare il consenso. Allora Fratelli d'Italia dice no. E sta facendo di tutto per far sì, insomma, che noi manderemo a casa questo governo regionale, ma lo mandiamo a casa anche per la gestione spropositata della cosa pubblica nei consorzi, perché non vi ricordate che i costi sono aumentati per l'aumento del personale, sono stati chiesti avvisi di pagamento per lavori non eseguiti, ci sono state fatte denunce, ma queste denunce non sono mai mandate avanti, perché ve lo dico da avvocato, spesso e volentieri devi trovare un cliente bravo che prende e studia il caso e fa delle indagini serie, ma questo non è avvenuto, per cui il problema è serio, il problema è di natura politica, e solo per aiutarci dobbiamo andare a casa questo governo di Zingaretti, lo dobbiamo fare con grande forza, soprattutto perché da forza di opposizione abbiamo fatto quello che potevamo fare. Noi mi hanno chiesto di presentare un'interrogazione, non abbiamo presentato un'interrogazione, abbiamo fatto qualcosa in più, abbiamo presentato un ordine del giorno che verrà votato nelle prossime settimane in Consiglio regionale. Mi è stato chiesto di fare presentare al senatore competente della nostra provincia, Massimo Cuspandini, e la settimana prossima depositerà, io darò il protocollo ai comitati dell'interrogazione, quindi quello che dovevamo fare, io e Riccardo Ambrosetti l'abbiamo fatto e ci abbiamo messo la faccia. Però ci devono mettere la faccia anche tanti cittadini che fino adesso
sono stati in silenzio di fronte a una gestione della cosa pubblica veramente fatiscente, perché quando io vado avanti in queste battaglie in giro i territori, questa è tutta gente che ha votato prima il Partito Democratico e gente che ha votato prima i 5 Stelle, gente che non ha dato fiducia a Fratelli d'Italia. Ma io dimentico il passato, voglio guardare il futuro, voglio guardare il futuro perché abbiamo dei bambini piccoli, c'è qui mio figlio in sala che saluto con affetto, e lo faccio per i nostri figli e lo faccio per i nostri nipoti e quelli che verranno, ma lo dobbiamo fare perché dobbiamo guardare le future generazioni, perché questo territorio ha bisogno di una classe dirigente capace. E allora sui consorzi abbiamo delle idee e vogliamo fare qualcosa in più, dobbiamo far presentare un disegno di legge a livello nazionale, perché la divisitazione va data dall'alto, noi possiamo dare un input a livello basso e a livello di enti locali, però va data dall'alto, va fatto un disegno di legge che lascia semplicemente ai consorzi la competenza dell'irrigazione, le altre competenze le devono fare gli enti locali, che sono quelli che hanno contatto con i cittadini. Sentinelle del territorio. Perché chi meglio di un consigliere comunale, chi meglio di un assessore, chi meglio di un sindaco conosce quella problematica e riesce ad intervenire, essendo anche destinatario di finanziamenti regionali ed europei. Ma questo lo dobbiamo fare perché abbiamo capito che questo modo di essere non funziona. Quindi il problema non è solo regionale, è un problema pure nazionale. Per cui io adesso, avviandomi alle chiusure, dico che i prossimi step saranno i seguenti: facciamo discutere in consiglio regionale questo ordine del giorno, facciamo presentare al senatore Ruspandini questa interrogazione, perché no, se dobbiamo organizzare una manifestazione dando una mano ai tanti amministratori pure con dei pullman, io sono a disposizione, non mi tiro indietro, non ci siamo mai tirati indietro, andiamo avanti e vi ringrazio per la bellissima serata.